Insomma, noi veniamo da una storia, appunto nell'altro secolo, in cui più sviluppo capitalistico significava anche più possibilità di emancipazione nel conflitto, ammesso dalla dinamica democratica, cioè c'era una specie di dare e avere col capitalismo, no? Oggi siamo in presenza di una cosa nuova, cioè di una separazione, cioè uno va da una parte e uno va dall'altra, cioè o comunque uno non va, cioè, se non lo portiamo noi. Lo portiamo noi, cioè questa diciamo, autonomizzazione del concetto di democrazia dalle sorti del capitalismo, forse la rende oggi un elemento rivoluzionario. Siamo alla Volksbund a Berlino con Luca Casarini, insomma, storico leader dei movimenti italiani, dell'esperienza soprattutto delle tute bianche, che è stata un'esperienza molto importante dei disobbedienti, e ora europarlamentare. No, No. Cioè, hai partecipato alle alle elezioni elezioni, europee. però sì, non siamo riusciti con l'altra Europa con Tsipras, Esatto. no? Quella lista là. Beh, però partiamo proprio da, come dicevamo, da questo momento di luglio, no? In cui l'Europa ha scoperto qualcosa che magari non aveva, l'opinione pubblica europea ha scoperto qualcosa che magari non aveva così presente, cioè che un governo eletto legittimamente dal proprio popolo non può però poi effettivamente concretizzare le proposte di programma sulla base delle quali è stato eletto. Esiste per esempio, non so, un mandato imperativo da parte di poteri internazionali, finanziari, come la vedi tu? Ma io penso che sì, a luglio più che altro, come dire, si è confermato ciò che sembrava essere un'esagerazione, tra virgolette, dovuta, come dire, alla propaganda politica, anche diciamo così, da tutte le parti, cioè il fatto che comunque non esiste più un piano di sovranità nazionale che possa competere con elementi, diciamo, di governo sovranazionale, il dato qual è? Che sono elementi di governo che hanno poco a che fare anche col processo, tra virgolette, della democrazia liberale, cioè della costituzione dei governi, delle elezioni, eccetera, perché sono elementi di governo interamente sussunti dal mercato finanziario globale. E questo diciamo, è accaduto con la vicenda della Grecia, ovviamente, ed è stata una conferma amara, perché in realtà tutta, diciamo così, la vicenda delle letterine da Bruxelles che ha visto coinvolto prima Berlusconi, e allora ci faceva piacere perché comunque, diciamo così, essendo il personaggio particolarmente odioso e odiato anche, era una cosa, diciamo così, il focus nostro o comunque dell'opinione pubblica, diciamo di sinistra o democratica, era sul fatto che Berlusconi, insomma, prendeva botte da Bruxelles. Ma non ci siamo resi conto che in realtà lì, come dire, in 448 è stato organizzato un cambio di governo, che poi ci siamo tenuti questo cambio di governo senza elezioni per 3 volte. Cioè, per cui questa cosa qua già si sapeva, cioè che ci sia un meccanismo di governance che, diciamo così, esclude anche o tende ad escludere il processo di legittimazione tramite elezioni, ormai si sapeva. Che poi questo tipo di elemento, quanto potesse tirare la corda rispetto a paesi, a governi eletti, a popoli che si costituiscono sull'oxi, no? Sul no. E questo nessuno di noi lo sapeva così, ed è stato abbastanza inquietante scoprirlo, perché questi tiravano la corda esattamente qua, diciamo così, non gliene fregava niente di romperla. Romperla che cosa significava? Significava avere intere popolazioni, cioè milioni di persone sottoposte a meccanismi di miseria, di fame, di ricatto economico. Quello che successe fu la chiusura di Banca, Esattamente, no, sostanzialmente, dico. no? Cioè, si gridava in piazza not by bank, ma by tank, but by bank, no? Esattamente, Cioè. ed è successo. Sostanzialmente, quando successe questa cosa dei bancomat è simbolica, no? È forte nell'economia, diciamo, finanziaria particolarmente, perché tu Nell'immaginario proprio, no? nell'immaginario, no? E io mi ricordo quando successe l'Argentina, cioè il default argentino,
fu una cosa di un impatto pazzesco e soprattutto sembrava, tra virgolette, che nessuno l'avesse di volontà provocato, cioè dal punto di vista proprio istituzionale, no? Certamente tutti sapevamo che era, che era frutto di scelte di mercato, che era frutto di speculazione, che era frutto di dinamiche, come dire, tutte votate a Wall Street, niente alla, diciamo così, alla dimensione reale della vita e tutto quello che sappiamo. Però non c'era questo rapporto lineare, no? Mentre nella vicenda greca noi abbiamo scoperto, cioè, che si decideva in un gabinetto la chiusura, cioè in un ufficio, in una, è stata inaccessibile, esattamente, è stata una cosa, anche questo immaginario del memorandum, della trattativa di Tsipras e di Varoufakis e via discorrendo, diciamo che ha reso visibile ciò che è per definizione liquido, cioè invisibile, cioè questo potere che si annida dentro ovviamente l'accumulo di enormi ricchezze, che si annida dentro il poter fare col denaro che produce altro denaro, eccetera, e che è sempre stato per definizione una cosa irraggiungibile, cioè perché è in rete. Mentre lì è come se avessero, diciamo, fatto vedere per un attimo dove sono, cosa fanno, e però decidono anche della vita e della morte, tra virgolette, per cui insomma, è stata una roba inquietante. Però questa è una dinamica, diciamo, anche organizzativa gerarchica tipica del sistema capitalista, no? Per cui l'impressione che si ha anche rispetto alle varie riforme costituzionali che si stanno facendo in Europa è puntare su un grande rafforzamento degli esecutivi, giusto? E accentrare ancora di più poteri in capo alle istituzioni europee. Per esempio oggi la questione istituzionale europea si sta limitando al fatto di decidere o no se pensare di configurare, diciamo, un Ministero delle Finanze europeo, no? Sempre nell'ambito dell'Unione Economica e Monetaria e niente di più. E dall'altra parte la reazione che sembra esserci, insomma, dopo luglio in Grecia c'è stato un periodo che poi ha portato alle amministrative in Spagna, ha portato alle elezioni adesso politiche in Spagna. Podemos, per esempio, ha avuto un impatto negativo rispetto a ciò che è successo in Grecia dopo a febbraio, mi pare, dell'anno scorso, era quotato come prima forza politica in Spagna, dopo ha dovuto invece lavorare molto per arrivare ai risultati a cui è arrivato. Questo per chiederti, questo processo appunto di gerarchizzazione del potere finanziario economico e diciamo di svuotamento dei contenuti democratici delle forme di Stato e di governo, non sta portando secondo te a ricaratterizzare in un senso rivoluzionario il concetto di democrazia, cioè cosa che invece in realtà nel Novecento era quasi riformista, no? Cioè c'è un passaggio di significanza del concetto in questo momento. Sì, anche perché quando osserviamo, diciamo, questa evoluzione o involuzione, chiamala come vuoi, legata all'accentramento dei poteri e alla nuova funzione totalizzante degli esecutivi contro i parlamenti, parliamo di una dimensione che chiamiamo post-democrazia, cioè quindi di una diciamo messa a sistema di una separazione tra le sorti del capitalismo e quelle della democrazia liberale che hanno caratterizzato in realtà tutto il secolo breve, cioè quindi hanno caratterizzato lo sviluppo capitalistico. Cioè noi, insomma, noi veniamo da una storia appunto nell'altro secolo in cui più sviluppo capitalistico significava anche più possibilità di emancipazione nel conflitto ammesso dalla dinamica democratica, cioè c'era una specie di dare e avere col capitalismo, no? E oggi siamo in presenza di una cosa nuova, cioè di una separazione, cioè uno va da una parte e uno va dall'altra, cioè o comunque uno non va, cioè, se non lo portiamo noi. E lo portiamo noi, cioè questa diciamo autonomizzazione del concetto di democrazia dalle sorti del capitalismo, forse la rende oggi un elemento rivoluzionario, cioè mentre prima era appunto nelle varie definizioni, no, la democrazia borghese, la democrazia rappresentativa o simulata, la democrazia limitata, oggi parlare di democrazia forse diciamo corrisponde a parlare di una dinamica radicale di pensiero delle forme sociali possibili. E io ho l'impressione che sempre di più parlare di democrazia e praticare la democrazia sia incompatibile col capitalismo contemporaneo.
Questo perché anche il capitalismo contemporaneo ha subito una mutazione, diciamo, o una sua evoluzione estrema, e siamo appunto all'interno di dinamiche che oggi ragionano, appunto, quello che David Harvey chiama capitalismo estrattivo, cioè, ma estrattivo significa estrarre dalla vita il valore. E siamo dentro a dinamiche in cui l'elemento finanziario globale è irreversibile, per esempio, per cui a mio avviso, insomma, tutto questo ragionamento per cui c'è un capitalismo buono e uno cattivo è falso, perché c'è una, diciamo così, una impossibilità di separazione ormai tra le cose, no? Cioè, che è poi il vecchio discorso, se ti ricordi, quando eravamo a Seattle, noi che siamo vecchi, quando si ragionava sulla Nike, si ragionava sul cervello in America e la produzione di scarpe in Thailandia o da un'altra parte, o nelle Filippine. E quando si chiedeva che cosa fa la Nike, fa sport, cioè non fa scarpe, cioè fa, diciamo, brand. Per cui questo tipo, non logo, Naomi Klein, eccetera, l'ha indagato moltissimo, questo tipo di elemento ormai inscindibile tra... che è il motivo per cui, per esempio, al massimo di sviluppo del capitalismo finanziario globale, proprio in termini di PIL, corrisponde il massimo anche di lavoratori salariati del vecchio sistema delle fabbriche che abbiamo mai avuto, perché noi, finché discutiamo di crisi occupazionale nell'Occidente, abbiamo un enorme, diciamo, incremento dei lavoratori salariati di fabbriche, eccetera, in altri paesi, nei BRICS, no, per esempio. E questo tipo di rapporto è sbagliato pensare di separarlo, cioè da una parte c'è il capitalismo buono e dall'altra quello cattivissimo. È ormai inscindibile, che noi vogliamo o no, cioè, perché questo è l'elemento che caratterizza la produzione di valore contemporanea. Esatto. Però anche la questione del lavoro, no? Si incrocia in un certo senso con la questione della democrazia, perché c'è da ricordare appunto che i luoghi di lavoro erano luoghi di democrazia un tempo, no? Erano luoghi di aggregazione sociale. E oggi ci troviamo in una situazione di, come dire, di conformazione della categoria lavoro che porta i lavoratori a essere sempre precari a livello di, come dire, di mansione, però anche precari in senso logistico del termine, no? Per cui è in crisi. Questo mette in crisi anche istituzioni tradizionali, non solo liberali, come la famiglia, per esempio, no? E, cioè, ci troviamo in un momento di cambio totale, certo, di un impianto. E arriviamo a oggi, arriviamo qui, in cui si sta parlando della nascita di un movimento europeo per la democrazia in Europa. Capiamo anche soprattutto quello che abbiamo detto, quali sono le difficoltà che potremmo andare a trovare e qual è invece, come dire, la grande novità di lanciare un movimento di questo genere. Perché il luogo, lì ti vado indietro rispetto alla tua domanda, ma perché i luoghi di lavoro erano luoghi della democrazia, o possiamo intenderli come tali? Perché erano luoghi del conflitto. Cioè, questo è il nodo, perché il lavoro salariato, il lavoro capitalistico non è mai stato un rapporto armonico o di volontà, è stato un rapporto di costrizione, cioè dove il tema fondamentale, e da lì nasce la democrazia, è la negoziazione sul costo della forza lavoro. Questo era il tema fondamentale, il tema fondamentale da cui nasce l'idea che, tra virgolette, come dire, l'ammissione della possibilità di questa negoziazione avvenuta con spargimento di sangue, per cui con una cosa violentissima di relazione con il capitalismo, quindi non armonica, non irenica, una roba di scontro, ha prodotto poi la mediazione democratica. Ma questo era il tema. Per cui il nodo, ad esempio, dell'eliminazione della democrazia dalla scena, tra virgolette, della nostra vita, significa l'idea, l'estremizzazione dell'idea che non c'è più il conflitto, cioè che non ci può essere più. Dall'altra parte c'è invece un altro discorso da fare, che è quello che queste lotte formidabili che hanno poi impiantato la mediazione democratica,
hanno prodotto però anche una, diciamo così, una sussunzione da parte capitalistica, per esempio, di tutto ciò che avveniva all'interno di questa mediazione democratica dal punto di vista del valore, della produzione, del sapere, della conoscenza, eccetera. Cioè, il tentativo di sussumerlo completamente. E questa cosa ha prodotto il fatto, per esempio, che i luoghi di lavoro sono oggi luoghi della rete, cioè luoghi dove avviene questa valorizzazione cognitiva, dove avviene questa, potremmo dire anche questa lotta continua per vivere. E allora, per esempio, io da questo ricavo il fatto che la fabbrica di oggi è la metropoli, è la città, ed è un elemento indispensabile, secondo me, la città per ripensare l'Europa, cioè per ripensare l'Europa. Qui ci troviamo a discutere di un movimento europeo che innanzitutto è un movimento di pensiero, e credo che questo sia importante dirlo, cioè nel senso che io penso che appunto anche attorno al concetto di movimento noi dovremmo fare una grande revisione, tra virgolette, una grande opera di creazione nuova di pensiero, perché c'è troppo, cioè giustamente noi critichiamo tutto l'elemento di ancoraggio al vecchio, no? Delle sinistre, dei partiti, delle istituzioni, incapaci di vedere come va il mondo, eccetera. Ma dall'altra parte credo che anche noi dovremmo riflettere su cosa significa oggi produrre movimento. Prima parlavi della Grecia. Quel popolo che si è costituito con il referendum, dal punto di vista europeo, non so se ve lo ricordate, l'azione di destrutturazione di quel messaggio operata a livello mediatico, cioè di produzione di opinione pubblica, non di influenzare l'opinione, di produzione di opinione pubblica da parte, non so, di Schäuble o di altri che stavano a Berlino. Per cui il movimento che cos'è oggi? Che cos'è essere movimento? È la pratica, uno mi dice, e sono ovviamente d'accordo, ma la pratica è anche, deve fare i conti col fatto, per esempio, di come viaggia e che tipo di messaggio è, che tipo di forza ha, che tipo di capacità di accumulo ha, che tipo di lascito finché percorre una strada. Cioè noi, io penso appunto, il 15M in Spagna, che cos'è stato? E prima ne discutevo con dei compagni spagnoli, l'elemento principale è la politicizzazione della società, cioè creare un nuovo popolo. Certo. Questo è il movimento, per cui spero che il movimento a cui stiamo partecipando con Varoufakis e tanti altri abbia questa preoccupazione. Cioè il problema per noi è creare un nuovo popolo europeo, cioè non è che altro. Il punto è proprio questo, creare un nuovo popolo europeo e in modo tale che si possano creare nuovi soggetti di lotta in quell'ambito là. E in un certo senso mi viene in mente quello che diceva Etienne Balibar qualche mese fa quando andai a sentire, che abbiamo bisogno di una nuova società di conflitti e quindi di una nuova cittadinanza. Assolutamente. Grazie.